Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi nuovo svuota la spesa. Me li chiedete sempre, questa tipologia di video vi piace sempre tantissimo e quindi oggi, visto che mi è appena arrivata la spesa, un ordine che ho fatto abbastanza abbondante, approfitto per farvi vedere tutte le cosine che ho preso. Come sapete abito nei Paesi Bassi, in Olanda, ancora per poco, ma sono ancora qui e quindi i prodotti saranno completamente diversi rispetto a quelli che possiamo trovare nei nostri supermercati italiani. Ma è proprio qui, secondo me, che nasce ancora più curiosità, almeno per quanto mi riguarda. Sono super curiosa di vedere che cosa hanno gli altri paesi nei supermercati, quindi vado sempre a controllare quando mi trovo in un paese straniero per la prima volta. E quindi, mia family, bando alle ciance, vi lascio il video, vediamo tutte le cosine che ho preso stavolta, che appunto non sono tutte le cosine che prendo sempre. Alcune cose già le avevo in frigorifero, già le avevo in dispensa, quindi questa è soltanto la spesa di oggi. Ecco la spesa appena arrivata, come al solito, nelle cassette blu in plastica del supermercato. Adesso spacchettiamo tutto, vi faccio vedere tutte le cosine che ho preso una per una. I prodotti sono messi molto a random, quindi non sono categorizzati. Allora, ho preso i kiwi, quelli verdi, le pere che sono di stagione, poi ho preso 4 avocado, ma uno l'ho appena mangiato a pranzo, poi le mozzarelline, queste sono quelle mini di Galbani che piacciono a me e a Michael quando facciamo aperitivo, lui ne va matto, quindi le ho prese più per lui in realtà. Poi ho preso 4 yogurt greco, eccoli qua. Ultimamente preferisco questo rispetto a quello 0%, che è un pochino più forte come sapore. Poi, immancabile, ogni spesa che faccio ci sono sempre i miei Starbucks. Adesso prendo non più i bicchierini, ma prendo questi che sono un pochino più grandi e più convenienti se vado a confrontare il prezzo al litro tra quelli piccolini. Ed è sempre lui, lo skinny latte senza lattosio. Purtroppo è l'unico che Starbucks fa, almeno qui in Olanda, senza lattosio. Vorrei tanto poterne prendere altri, ma purtroppo appunto questa è l'unica versione che posso bere senza stare male. Ecco, chi è intollerante come me mi capisce, però devo dire, nonostante non contenga zuccheri, è molto molto buono. Poi ho preso questi biscotti, ne ho già mangiati un paio, ho preso questi biscotti che sono tipo i nostri Loacker praticamente. Qua i Loacker non si trovano e quindi ho preso questi che si chiamano Frufru al sapore di vaniglia. Sono molto buoni. E poi altra cosina che prendo sempre al supermercato è la spremuta d'arancia fresca. Questa, come sapete, viene fatta al momento, cioè dentro ad ogni supermercato, almeno di questo brand che è l'Albert Heijn, c'è la macchina per fare la spremuta al momento, quindi viene preparata, imbottigliata al momento ed è 100% solo spremuta d'arancia, senza additivi. Cosina interessante, almeno secondo me, per quanto riguarda gli avocado, non so se in Italia abbiamo la stessa cosa. Ci sono gli avocado che vengono venduti con dicitura pronti da mangiare, cioè sono maturi, perché solitamente quando compri gli avocado non sono mai maturi e quindi ho iniziato a comprare questi che appunto sono sempre sempre maturi. Poi altre cosine, ho preso il bacon. Come sapete, il mio fidanzato è canadese, quindi il bacon è diventato una costante a casa mia. Vi devo dire che inizialmente pensavo il bacon la mattina, mamma mia, ma come fai? Però vi devo dire che mi viene fame e poi ne mangio sempre un pochino anch'io. Ed è interessante, soprattutto da amante delle lingue straniere e delle varie differenze, è interessante che qui il bacon lo chiamino speck. Poi ho preso la marmellata, sempre quella della Bon Maman, spero di pronunciarlo correttamente, che è la mia preferita in assoluto, ma questa non è la versione classica. Vedete che non ha il tappo rosso, ma è tipo di un viola bordeaux, e questa è la versione che ho scoperto da poco, non so se è nuova oppure se già esiste da un sacco, ma io non ne sapevo niente, e questa è la versione con meno zuccheri, perché devo dire che l'altra, quella originale, quella classica, è molto buona ma veramente troppo zuccherata, cioè una volta ogni tanto ci sta, ma ogni mattina diventa veramente troppo dolce. Quindi sono curiosa di assaggiare questa, magari farà schifo perché alcune
marmellate senza zucchero veramente non hanno sapore, spero non sia il caso di questa, ma questa non è senza zucchero, ne ha semplicemente meno rispetto all'altra. Io ho preso 6 uova, qui il minimo che si può prendere, non hanno le confezioni da 4 né da 2 come da noi in Italia, ci sono il minimo, sono 6 e poi ci sono delle vaschette enormi che fanno molto film americano. Ho preso, spero siano intatte, sì, ok, quindi ho preso il minimo 6 uova. Io non mangio in realtà tantissime uova, cioè non impazzisco proprio se non sull'avocado toast o se cucino qualcosa di particolare, ma per il mio fidanzato è impossibile non averle perché a colazione mangia sempre uova praticamente, quindi ho preso queste. Poi voglio fare anche la carbonara in realtà, quindi anche per questo motivo. Sempre per la carbonara, non insultatemi, non uccidetemi, non ho il guanciale che dovrebbe andarci nella carbonara, ma ho la pancetta, questa è quella magra che ha pochissimo grasso. E io adoro questo fatto perché di solito non mangio i pezzi che hanno tanto grasso della pancetta, tipo. E quindi, appunto, se trovo questa sono sempre contenta. Dovete perdonarmi però se non ho preso il guanciale, che qui non esiste. Cioè, trovo solo la pancetta, purtroppo, quindi è la cosa più simile che posso trovare qui. Poi ho preso questi, si chiamano scrocchi al sale marino e rosmarino. Sono tipo dei mini cracker, molto buoni. Poi latte, in realtà pensavo di averne presi 2, vabbè, forse mi sbaglio. Questo è latte parzialmente scremato, rigorosamente senza lattosio, anche questo. Poi ho preso questo vasetto di miele, è il miglior miele che si trova qui al supermercato, questo lo prendo sempre ed è buonissimo. E poi, se mi seguite dai vlog, dai tempi tipo del 2011-2012, sapete che io adoro queste, che sarebbero tipo la versione olandese, più o meno, delle nostre crostatine mulino bianco, perché appunto hanno la marmellata di frutti di bosco, fragola e albicocca, sto traducendo al momento, e sono molto molto buone e le mangio solitamente a colazione. Poi, allora, questa sezione mi sembra molto italiana, ho preso la pasta, qui devo dire che al supermercato la migliore che trovo di solito è la De Cecco, ho preso 2 pacchi di spaghetti perché qui ci sono delle offerte a volte molto interessanti, tipo questi erano prendi 2 ne paghi solo 1, quindi ho preso appunto 2 pacchi di spaghetti. Poi sempre come pasta ho preso le tagliatelle all'uovo, credo siano all'uovo, comunque le tagliatelle. Poi ho preso questo salamino spagnolo, che in realtà è per quando facciamo aperitivo, molto buono. Anche qui lo vendono proprio per le tapas. Altra cosa molto italiana, ho preso il tonno Rio Mare, il classico, all'olio d'oliva. Poi questi sughi della Bertolli, che in realtà so che Bertolli è un marchio italiano, ma non so se questi sono disponibili in Italia. Non li ho mai assaggiati in realtà, non avevo sughi pronti, quindi ne ho presi 2 giusto per. E ne ho presi solo uno e uno per vedere se sono buoni. Uno è al bolognese, quindi il ragù, e l'altro è il sugo al basilico. Vedremo. Poi olive verdi, mi mancano un sacco quelle della Saclà e qui trovo le migliori. Qui sono queste di questo marchio Carbonel, che se non sbaglio sono olive spagnole, sì, non sono male, ma decisamente le nostre italiane sono 1000 volte meglio, proprio non c'è paragone. Poi ho preso i piselli semplici semplici surgelati, infatti devo metterli subito in freezer, dovevo farveli vedere prima. E stessa identica cosa come gli spaghetti, cioè stessa promozione, c'era prendi 2 paghi 1 e ho preso quindi il rosmarino, che comunque mi finisce molto in fretta sempre. Poi niente di eccezionale, in qualsiasi paese sono sempre loro, sono le cipolle, ho preso questo pacco da 3. Poi sempre per l'aperitivo ho preso il prosecco, questo è forse l'unico decente che si trova qui al supermercato, e l'Aperol, che ragazzi qui costa tipo il doppio rispetto all'Italia, ma non si può non avere l'Aperol. Altra cosa che avete visto diverse volte nei miei svuoti la spesa è questa salsina di pomodoro Mutti, le verdurine, ed è buonissima per fare il soffritto, il sugo. Poi ho preso 2 pacchi di popcorn per aperitivo e per quando guardiamo i film. E poi le patatine, quelle rustiche.
E qui ho preso un filone di pane che metterò nel freezer. Pane semplicissimo, bianco da toast. Poi ho preso 6 confezioni di tè alla pesca Lipton Zero. Ne ho prese 6 perché c'era sempre la stessa promozione, prendi uno e l'altro in regalo, quindi ne ho pagate 3 e altre 3 mi sono state regalate. E poi ultime cosine, queste sono tutte dal reparto drogheria, ho preso lo spray disinfettante per la casa, anche questo sempre stessa promozione, prendi 2 paghi 1. Poi questo è il detergente per lana e delicati, che non compravo da tipo maggio, quindi ahimè è tornato l'autunno, ho ricominciato ad indossare i maglioni, qui fa anche più freddo rispetto all'Italia naturalmente, quindi appunto questo sarebbe un po' l'alternativa, cioè non l'alternativa, sarebbe un po' il nostro per lana. Poi sempre tema detersivi, questo è per colorati, ho preso Robaine che sarebbe coccolino, qui si chiama Robaine e questo sì appunto è per colorati. E poi qui ci sono semplicemente i sacchetti per la pattumiera grande, i sacchetti per le pattumiere piccole e per la lettiera. E poi, anche qui, visto che ne ho presi 2, già saprete che c'era la promozione, appunto, prendi 2, paghi 1, ed ho preso il deodorante Dove. Ho provato nella mia vita tanti, tantissimi deodoranti, inclusi tutti quelli virali su internet, cioè me li hanno spediti tutti, li ho provati tutti, non ce n'è uno che funzioni bene quanto il Dove per me, quindi sono fedele, anzi Dove sponsorizzami, no, ma a parte gli scherzi, sì, è una vita che uso Dove perché è l'unico che funziona, almeno per me. Ultime due cosine, la carta igienica, quella umidificata, e la carta igienica normale, eccola qua. Quindi a parte il tè Lipton abbiamo svuotato tutto quanto e questo è quanto per la spesa di oggi. E questo era quanto, mia femmini, per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio fortissimissimo, vi aspetto come sempre al prossimo video.